Ciao a tutti ragazzi, sono Sgaragarro e vi do il bentornati sul mio canale per un altro episodio di Hearthstone. Il mazzo che vi porto oggi è un mazzo che ho visto giocare da Saviz la scorsa sera in streaming e l'ho visto che ci ha scalato tipo da 2005 Legend è arrivato tipo a 200 Legend, una cosa del genere. Che è un mazzo che già in precedenza avevo visto giracchiare, ma l'avrò visto una o due volte. Invece ieri sera guardandolo bene, mentre lo giocavo, ho realizzato un pochettino come si gioca e sembra abbastanza buono. Sto parlando di Egg Hunter. Bene, sì, il nostro bellissimo Egg Hunter con le Devil Sour Egg, che andiamo a usare del loro Death Rattle grazie a Playdead e dov'è? Il tizio, non mi ricordo mai il nome. Il Terror Scale Stalker. Bene, sì, noi procchiamo più volte il Death Rattle e abbiamo anche, volendo, le uova. Tirare un uovo qua sopra, esce il 5-5, quando lui schiatta esconde le uova, si possono fare cose. E giochiamo anche un Void Reaper, perché ci sono dei momenti in cui hai tante uova sul terreno, non puoi triggerarle, tiri Void Reaper, le uova hanno 0 d'attacco, quindi cambiandosi attacco con la vita, avrebbero 0 di vita, schiattano e poppano subito i Devil Sour. Come vi stavo dicendo, lui girava abbastanza bene sto mazzo. Adesso lo andrò a testare io e vedrò in mano mia come gira. Prometto che magari non sarò in grado di giocarlo perfettamente come lo giocava lui, perché non l'ho mai fatto neanche una partita con questo mazzo. Però sbagliando si impara, quindi Egg Hunter, ragazzi, let's go. Cominciamo con un Let bellissimo this throw Shaman. for Doomhammer. Let the hunt begin. L'uovo va tenuto. Penso di sì. Proviamo. Wandering e Flanking Strike. Questa è una buona pescata, visto che ho in mano la Wandering Monster. Ah, sono stanco. Ha per giunta uno Shaman che sta girando parecchio, che ho visto giocare anche in streaming. Overlord Shaman, quello con i giganti e Ancestral Spirit e la Spellstone che ne fa più copie. Quindi le possibilità sono quelle adesso. Poi giustamente andrà la roba a turno 1. Già sono stanco, mi fa venire il sonno. Maledetto lui. Se arriva qua e passa, ragazzi, ci schiumo. Quanto pare crashò. E invece. Non ha senso che la Devil Sour Egg adesso, però. Se me la fa triggerare. Non mi garbava, onestamente. Tu sei grosso, eh. Molto grosso. Mi piace. Mi piace tantissimo. Farsight, Farsight. Nice to meet you. Un'altra freezing. Andiamo aggressivi. Prossimo turno faccio freezing più Devil Sour Egg. Così in caso avessi delle uova pesanti. Però non voglio fargli pescare quella roba là, zio Barabino. Io vado a fargli del danno. Così di ignoranza proprio, eh. Così di ignoranza. Questa qua se ritorna in mano andrebbe a costare 6 mana, quindi non la potrebbe neanche ricastare su subito. What to do?
Anche se ribadisco pure le mie bellissime Playdead e Terrascale Ship. E volevi, eh? Un altro. In realtà devo mettere anche arma, sono un Pichu. E ora sono un pochino debole alla Lightning Storm, ora che ci penso, ma deve rollare 3 su tutto. Se rolla 3 su tutto, potrei quasi quasi piangere. Anche se tutto sommato... pescassi un Playdead lo tirerei qua sopra, quasi quasi. Farei tipo cubo qua. E play dead per avere 4 set a spam. Let the pain speak to me. Vediamo se sa vera la nostra cosa. Never a fucking joy. Quindi tagliamo pure l'ovetto adesso. Un ex già l'ha usata. Se vuole buttarsi un'altra ex qua vuol dire che usa 3 mana. Ne avrebbe 4 mana, ne rimangono solo 3. E poi dovrebbe tirare un Lightning Storm che pulisce questi. Quindi teoricamente forse sono in grado di restare in vita. Con questo non pesca perché gli torna in mano. Tu amico mio mi hai carriato parecchio. La cosa figa delle ovette è che mandano un pochettino a bagasce il piano di Awe che potrebbe avere il tizio. Una cosa decente. Il problema è quando non si hanno dei trigger per le uova, è abbastanza triste la cosa. E volevi, che tornasse in mano. Ok, che pescassi. Kaino! Bellissimo totem. Fuck. Fuck! Questo direi. Lasciamola 3 di vita. E se ci va di culo che strava qua resta. Quanti sono? 8, 11, 14, 16. In caso avesse un altro vulcano c'è una vaga possibilità che potrebbe non pulire tutto. Ma col suo culo gli rimane il suo totem 2 di vita. Can this go on? How long can this go on? GG. Grandissimo Injured Blade Master che ci ha carriato grazie al segreto. Non ci lamentiamo, dai, non ci lamentiamo. Mecha Jaraxxus! Mecha Jaraxxus! Ok, direi che sta mano qua la possiamo attualmente levare tutta. Mano proprio gustosa. Gustosissima. Penso sia uno Zulok. Visto che Q-Block è scomparso, non se ne vedono più da un bel pezzo. Sono tutti o Ivenlock o Zulok. In tal caso questa ci può essere d'aiuto. Ripigliatelo pure in mano. Rigiocalo dopo, pigliati dell'altro danno.
giusto? Prima cala, no? E poi attacca. Così in caso era un explosive schiattava anche questo, no? Che schifo. Il problema è che ha anche il coin, quindi devo starci parecchio attento. I'm gonna ride on it. Wandering Monster. Di bene in meglio, devo dire. Tutte le trappole le sto pescando adesso. Mannaggia San Crispino. Cosa positiva è che è 18 di vita. Piccolo problema che se fa coin Fungal Monster sono tutti troppo grossi per i miei gusti. Beh, perlomeno resta in vita. It's playtime, fantastico. Witchwood Grizzly. Magari ci tira un silence, va tutto face. Io il prossimo turno posso fare cubo. No, mi sa che schiatta e basta. Ouch. Un altro cubo, fantastico. Proprio quello che volevo io. È tutto ciò che ti desideravo di più. Spero che non abbia un altro Fungal Monster, se no piango. Sto mazzo qua quando ha le mani così è un po' un problema giocarlo. Porca troia, c'era veramente un altro Fungal Monster. Non ho parole. Non solo io c'ho la mano orrenda. Lui le pesca anche tutte buone. Candle Shot ora. Sì. Cosa ci posso fare? Niente, posso solo perdere. Non ho pescato nulla. Mannaggia San Crispino, che schifo. Questo è il motivo per la quale non mi piacciono i segreti. Se peschi solo quelli non giochi. Bello, e ora... Sì, sì, sì. Ah, buona Devil Saurag adesso. E ho perso, Tamito. Ho concesso che tanto aveva il Fungal Monster in mano rimbalzato, quindi... Vabbè. E avete visto anche voi la mano, erano solo segreti. Un mage! You asked for it. Let the hunt begin. Non è che mi dispiace a sta mano, In caso pescassi Seeker, questa viene comoda. Oppure facciamo così. Facciamo così, va. Andiamo a cercare roba subito. Sì, vabbè, ce la facciamo andare bene. Mannaggia. Forse la Spellstone dovevo tenermela. Così a occhio. Vabbè. Fa lo stesso. Ottimo Candle Shot, che lo equipiamo e passiamo. Cubo. Un bel cubo. E così a occhio mi sa che è un Big Spell Mage. E abbiamo anche un Play Dead. Dammi nuovo. Che te mi instighi un pochettino, Provo a fare Devil Saurag, Play Dead. Let the pain speak to me. Dang it.
Non so perché si è bloccato. Ti rimane un mana solo, quindi... Così a occhio non credo che puoi fare dell'altro, eh. Considerando com'è quel mazzo. Un altro. Facciamolo pescare. Sarebbe figo tipo fare questo qua. Poi tirarci un bel Terror Scale sopra. Solo che sono tanti ma... è tanto mana. Shit. Me lo sento che questo qua è un coso. Un Vaporize. No, ok. Ok, ora può fare ship qua sopra, ovviamente. È il target perfetto della ship, però si piglia 10 danni. Non che conterà molto. Però se non ha una ship... Su quel 4-6. Ma la ship ovviamente c'è. Che domande! Ci pigliamo un altro vetto? Anche se però... Cubo non è male così, eh. Andiamo di Cubo. Cubo play dead. Non so su cosa farò Cubo, però ho un Cubo. Qua per giunta l'unico è che mi fotte veramente Dragon's Fury, tutto il resto è... Tranquillamente gioca... ci si può giocare attorno tranquillamente. Mo piace. Come dicevo prima, sempre solo Dragon's Fury mi può fottere qua. O un'altra ship. Quello potrebbe anche dare fastidio. Wow. Un'altra Blizzard. Palle però, eh. No, ne facciamo proccare uno di meno così. La board c'è. Schiatta tutta Flame Strike. Ma quelli sono dettagli. L'importante è che non riesce a triggerare prima questo rispetto alla way che deve far dopo. Dragon's Fury. Tutto via. C'era una volta una board. Sono quei 14-16 danni così. Occhio e croce. E una Dragon's Fury l'ha usata. Cosa molto buona. In realtà questo qua non farà mai danno perché c'è Fire Blast. Però vabbè. The end is coming. Giustamente l'altra Dragon's Fury. Così può pulire tranquillamente.
7, va 8. Gioca Dragon's Fury, va 7 di nuovo. Le 3-5 diventano. Facciamo del danno, che vi devo dire. Non mi ero calcolato la meteor. Non avevo minimamente calcolato la meteor. Fuck! Vabbè, oh. Se non ha Frost Leech Jaina, forse. Ce la possiamo ancora fare. Basta pescare il cubo. Deathstalker Rexxar. Sta già spammando troppo per i miei gusti. Tu con Poisonous non faresti schifo. Però Però vai in mano, vai in mano. Non so come ti chiuderò mai, però vai in mano. No. Voodoo Doll. E non ce la faremo mai. Ah, buona Devil Saurag adesso. Teco di Trottle funziona abbastanza bene. Se è un 9-11. Una meteor l'ha usata. YOLO. Parla troppo. Punto danno in realtà non me ne fa, perché come subisco il danno lo recupero anche subito. Ma prevedo che avrà l'altra Blizzard. L'altra... no. No, un'altra maledetta bambola. Tutto ciò non è legale. Non è legale tutto ciò, ragazzi. Vai ancora. Così costi un po' tanto, però. Cos'altro voglio giocare sto turno? Niente. Cosa possiamo pagare? 6 mana. Snowflipper Penguin. Vediamo come schiatta sta poverina. Pare che prendo anche dei danni, però vabbè.
Ouch. That's bad. Non è proprio il cubo che volevo questo, a dire la verità io, eh. La Steel Rush da tratto. Pum pum, non bastano. Avesse avuto Poisonous questa. Ok, tu sei buono. Proviamocela così. Tutto ciò è fottutamente triste. Però, ironicamente, in questo momento ho finito le ship. Quindi posso fare... Op... Così sono ancora in partita. Tanto il danno per killarmi non ce l'ha. Vabbè, ci può stare. Come dance to my song. Ah, non me lo tradda. Mi lascio scegliere tutti i miei bersacchiotti. Attenzione. Attenzione, perché ci potrebbe essere... tu potresti essere buona. Costi un po' troppo. Ironicamente siamo ancora in partita. Solo perché sto coso qua sono enormi. E qua ne escono altri due. Però ho ancora una Dragon's Fury nel mazzo. Con 6 carte. Qualcosa ce la inventiamo. Abbiamo un Void Dripper in mano. Se esconda qua e riescono a rimanere in vita, tipo lo ticappiamo di danno pesantemente. Come sai la vita. Flame Strike. E... Purtroppo non posso attaccare ancora. Tre, tre. Which tracks to follow? Nove, nove, otto. Riesco a pulire un minimo. Facciamo così. Facciamo hop. Counterspell non era proprio previsto. Però
Purtroppo siamo un po' deboli a un altro Flame Strike, però ragazzi è tutto ciò che potevo fare in questo momento. Attenzione, non ha un Flame Strike. Mannaggia. The end is coming, ok. Ragazzi, che partita. Tu mi pare buono. Ah, dimenticavo, lì c'è ancora una carta che si chiama Dragon Caller Alanna, che la calerà adesso. E quindi tu non basterai mai nella vita. Oh, lo vuole proprio calare, eh. Questo te lo levo però intanto. Hai ancora un Flame Strike nel mazzo, ne sono a conoscenza. Schifo. Poison non mi serve contro niente ormai. O sì. Oh sì. Jungle Panther anche non sarebbe male. Tanto ha solo un Flame Strike e basta. Ok. Siamo ancora in partita, ragazzi. Ce la possiamo ancora fare. Devo trovare assolutamente da Wildebeest, tipo, quello va bene per ora. Dicevo, devo trovare ancora, sì, fai pure. Questo è il ragno con Poison. Tu vai bene ugualmente. È 3 di vita, così peccato. Tu sei un 7-6. Dovevo traddare qua. Sono un fottuto imbecille. Però cos'è una freezing questa? Ok. Sono più sicuro. Proprio fare solo Flame Strike e trade qua. Tutto ripigli in mano, non ti preoccupare. Flame Strike. Dai, gioca su Flame Strike, su. Ok, non ha più AoE. Noi per forza di cose questo glielo tradiamo. Quindi, op. Un po' di lifesteal oppure eco. Sarebbe 3 mana, quindi potrei calare 3. Eco rush. Così recupero ancora più vita. Quindi facciamo op.
Abbiamo i nostri cani lupetti. Lui di Away l'ha finita, usato. Ah no? Dovrebbe averci ancora una Meteor, mi sa. Mi pare che ne abbia usata soltanto una. Ha usato due Flame Strike, due Dragon's Fury, due Blizzard, una Meteor. Se tanto mi da tanto, c'è ancora una Meteor, quindi. I'm out of cards. Eh no! È così cattivo, però, eh. Così non è valido. Però così summona. Perdo fallo per forza. Te in caso uscisse un Doom Pact non sarebbe male. Che schifo però. Qua prevedo tipo Hero Power, Meteor e piango. Dimenticavo l'esistenza anche di quella carta. Porca puttana. Tu con Charge. No, tu sei molto più forte adesso. Poi magari c'ha ancora due leggendarie così. Ah, due leggendarie. C'ha ancora una carta, se non sbaglio, di Stonehill Defender. È possibile? Va bene. Bravo. Dragon Caller Alanna, mi fa una paura grossa come una casa. Ok, così non può fare Alanna. Perché gliela posso killare come quando voglio. C'è ancora un elementale, vero? Ho bisogno di lifesteal. Ok, al prossimo turno ho 16 danni. Lui con questo non mi può far danno. Perché c'è Wandering Monster, quindi non subisco altri danni. C'ho anche un danno di zombist, ricordiamocelo. We
have many secrets. Ok. Oh mio Dio! Alt. Ho vinto, giusto? Poison Rush, giusto? Ok, quindi. Che partita! Che partita, mamma mia! Fantastica! Fantastica evoluzione, proprio! Tutta vinta perché lui è stato un babbo che ha giocato Tess e gli ha giocato la carta dell'IK e si è levato tutta la board da solo. Quello mi ha aiutato parecchio. Ma tornando molto velocemente sulla decklist. Allora, così come vi dicevo, la versione di Saviz che gioca le... Cioè, la versione che ho visto giocare a Saviz, non so se è la sua, che gioca i segreti. Ne ho vista un'altra versione di Stan Chivka, mi sembra, che non gioca i segreti, gioca la versione con... Kaleset e gioca, mi pare che abbia visto, gioca le Savannah Hymen con Katarina. Quindi gioca i Witchwood Grizzly e le Savannah Hymen che le porta di Katarina. Mi pare giochi anche un King Crush, però non gioca i Devil Saur. E anche quella non è male come lista, solo che qua nella Count EU, mi vergogno a dirlo, non avendoci Katarina non posso montarlo. Ho montato questo qua che comunque dovrebbe essere abbastanza solido. Dovrebbe comunque fare il suo sporco lavoro. Ed effettivamente queste partite qua bene o male l'ha fatta. A parte una che vabbè sono cose che succedono. Comunque raga, scusate la lunghezza di questo video, soprattutto l'ultima partita, ma avete visto è stata parecchio combattuta. Quindi in caso vi è piaciuto questo video, come dico sempre, lasciate un bel like, spolliciate, iscrivetevi al canale abilitando la campanella. E come vi dico sempre ragazzi, alla fine di ogni video ci vediamo domani per un altro video. A domani ragazzi. Ciao ciao.